Cari amici della televisione di quotidiano.net, benvenuti per parlare di box, di due grandi della box, per parlare di una grande iniziativa umanitaria. Insieme con me c'è il dottor Daniele Montruccoli, presidente del Rotary Club Galvani di Bologna. Buongiorno dottor Montruccoli. Buongiorno. E grazie di essere intervenuto alla web tv di quotidiano.net. Grazie a voi. Questi che noi vediamo, che cosa sono? Questi sono i guanti di allenamento di Nino Benvenuti, che in settembre, i primi di settembre, è venuto al Rotary Bologna Galvani per fare una relazione tra l'altro è stata molto interessante, perché ha raccontato tutta un po' la sua vita, sia pugilistica, più sia di atleta che di uomo. È stata veramente una serata indimenticabile, e ha portato i suoi guantoni, li ha firmati sul momento e ha chiesto di metterli all'asta per ricavare dei fondi per un'opera umanitaria. E ultimamente penso che anche voi avete dato risalto. Certamente sì. a questa iniziativa. Nino Benvenuti è molto sensibile a un suo avversario, amico. Storico avversario, Griffith, perché non sta bene, e negli Stati Uniti addirittura ha difficoltà a acquistare i medicinali. Quindi Nino, con una frase che mi è rimasta dentro, ha detto: io senza di Griffith non sarei nessuno. Beh, certamente, ricordiamo ovviamente per chi non avesse seguito all'epoca, negli anni 60, i memorabili combattimenti fra Emil Griffith e Nino Benvenuti, i titoli mondiali che sono stati in palio e che l'uno e l'altro si sono aggiudicati, si sono, come dire, sono diventati non soltanto due straordinari protagonisti della storia della box mondiale, ma, come ricordava il dottor Montruccoli, è nato questo rapporto di amicizia. L'amicizia. E siccome gli amici veri si vedono ovviamente nei momenti di difficoltà, Benvenuti, con la generosità che lo contraddistingue, ha deciso, insieme con gli amici del Rotary Galvani di Bologna, di lanciare questa iniziativa che sarà online. Come funzionerà? Possiamo spiegarlo? Ma io pensavo di donare a voi, certo, e di fare gestire a voi un po' la raccolta di fondi. Spero e penso proprio che Nino Benvenuti, alla fine della sottoscrizione, che potrebbe essere anche, diamo una data, certamente, limite, quindi non so, questa diciamo che è una presentazione di questa iniziativa, sì. Poi ulteriormente forniremo i particolari, assolutamente. Forniremo ovviamente anche i dettagli del sito sul quale cliccare per partecipare a quest'asta. Poi ricordiamo che il Rotary Galvani è un'associazione onlus, quindi senza nessun fine di lucro, che gestirà ovviamente quest'asta, e poi, quando verrà chiusa quest'asta, il ricavato verrà consegnato direttamente a Nino Benvenuti durante la cerimonia pubblica, che poi provvederà. Spero che di poterlo farlo venire qui. Noi saremo onorati da avere voi qui questo straordinario personaggio dello sport mondiale, che è una persona di un'umanità incredibile. Veramente vi ho avuto la fortuna di conoscerlo bene, e tutto il nostro club ha potuto apprezzare questa sua carica umana, e una carica oltre anche agonistica, perché ancora la carica. Tra l'altro, mi stava dicendo il dottor Montruccoli, prima di andare in onda, che nonostante ormai veleggi attorno ai 70 anni, è rimasto, si allena tuttora. Nino Benvenuti. È rimasto un atleta incredibile, veramente incredibile. E ho visto nelle persone che lo incontrano. Ancora lo fermano, gli chiedono l'autografo, lui ha una parola per tutti, ed è veramente uno spettacolo. Sì, anche perché dobbiamo ricordare che negli anni 60, quando Benvenuti incrociava i guantoni con Griffith, l'Italia letteralmente si fermava per seguire i suoi combattimenti. Appartiene Benvenuti alla leggenda dello sport mondiale. Quindi ringraziamo il dottor Montruccoli e ovviamente il Rotary Galvani in generale, perché certamente sono delle iniziative che sono nell'ottica del Rotary. Il Rotary non fa beneficenza, però va in posti magari disagiati, o aiuta le persone che sono in difficoltà, e questi posti disagiati, per esempio, va a formare queste persone. Certo. Quindi insomma è una penso che sia un'iniziativa proprio in un'ottica rotariana. E noi ovviamente di quotidiano.net, insieme con il resto del Carlino, con il direttore del resto del Carlino di Quotidiano Nazionale, Pierluigi Visci, siamo particolarmente lieti di sostenere questa iniziativa per aiutare Griffith,
e per dimostrare ancora una volta come lo sport sia capace di gesti di grande generosità. Questi sono per voi. Questi guantoni, e ovviamente ci auguriamo che all'asta telematica riscuotano un grande successo per aiutare Emil Griffith. Sono sicuro. Grazie ancora, dottor Bottopoli, grazie a voi. Grazie.